Assassination Classroom, in giapponese Ansatsu Kyoshitsu, è una serie anime e manga che ha riscosso molto successo. In un marzo qualsiasi, una bomba sconosciuta distrusse il 70% della luna e la colpa fu attribuita a Koro Sensei, questo alieno giallo che ha voluto insegnare a una classe della Kunugigaoka, la classe di reietti della terza E, perché in quella scuola chi aveva voti pessimi veniva mandato in quella classe che non era nemmeno attaccata all'edificio principale. Venivano derisi dagli altri studenti e non potevano partecipare agli eventi scolastici. E questi studenti avevano il compito di andare bene a scuola e allo stesso tempo trovare il modo per uccidere il loro professore, che si muove a velocità Mach 20, per fare una comparison circa 23.000 km orari, e che non poteva essere ucciso con artiglieria normale, ma si poteva uccidere con armi specializzate, che non avevano alcun effetto sugli umani. Tra questi studenti si possono risaltare tre principali protagonisti di questa storia: Karma Akbane, la persona più pericolosa della classe, Kaede Kayano, attrice in incognito nella classe con nome vero Akari Yukimura, e colui che riuscirà ad uccidere Koro Sensei, quello che gli dà proprio il colpo di grazia, ovvero Nagisa Shiota. Koro Sensei, oltre che essere ucciso da loro, cercò di farli studiare intensamente per fargli fare il meglio possibile negli esami e per fargli guadagnare onore e rispetto nella scuola che li ha tenuti confinati per tutto questo tempo. Ma Koro Sensei non era solo a fare questo compito, bensì aveva due collaboratori: Tadaomi Karasuma, insegnante di scienze motorie inviato dal governo giapponese per contrastare l'alieno, e Irina Jelavich, soprannominata da tutti Beach Sensei, dato che il suo cognome in giapponese aveva la pronuncia simile a Beach, ovvero in inglese. Ed anche lei è stata, diciamo, mandata da qualcuno, però lei è un agente segreto molto, cioè un'assassina molto, molto professionale, che lo fa proprio per lavoro. Più tardi nella serie si scoprirà che Koro Sensei è in realtà l'assassino conosciuto come il dio della morte, in giapponese Shinigami. Questo anime, nonostante il titolo, è molto commovente in certe parti, e nella parte finale dove dovevano finalmente uccidere il professore, mi sono messo a piangere anch'io dalla commozione per quanto fosse triste quella scena. Assassination Classroom ha reso il concetto generale di assassinio totalmente diverso, e vi consiglio caldamente di guardarlo. È costituito da due stagioni, una da 22 episodi e una da 25, rendendo la serie lunga 47 episodi. La potete trovare tranquillamente su Netflix se ci avete l'abbonamento, oppure potete tranquillamente andare sui siti tipo 9 Anime, Google Anime per guardarla senza pagare l'abbonamento. E nulla, io spero che questo secondo riassunto vi sia piaciuto. Il prossimo riassunto credo lo farò sull'anime Toradora. Fatemi sapere se vi piace questo genere di video, se volete farmi, volete magari qualche altra lista su qualche anime che ho guardato. Vi dirò se l'ho fatto. E nulla, noi ci salutiamo qui. Ciao ragazzi.